Parliamo del terzo furto in 2 mesi negli uffici del gruppo provinciale del Patti, in vicolo della Sata, Trento. Non è sparita in realtà molta roba, più che altro sono i danni ad essere ingenti, porte di legno forzate e danneggiate. Silvia Santarelli. L'hanno forzata, sono andati dentro a rovistare, io non ho niente di valore, ho carta soprattutto, però voglio dire. È il terzo furto in 2 mesi negli uffici del gruppo provinciale del PAT in vicolo del SAT. L'ultima volta era stato rubato un computer portatile. Questa volta, una prima ricognizione, non manca nulla, ma i danni sono ingenti. Tre porte di legno sono state forzate e danneggiata una di vetro. Noi non custodiamo cose di particolare valore se non documentazione, ed è questa la cosa che più ci preoccupa, la mancata sicurezza che c'è nei nostri uffici. Io l'ho detto anche stamane al presidente Dorigatti, non si può lavorare in questo modo, servono dei provvedimenti drastici. Non ci sono segni di effrazione per entrare. Chiunque sia stato è riuscito a intrufolarsi negli uffici del PAT senza grandi problemi. Forse i ladri sono arrivati da quella che è l'uscita di sicurezza, che potrebbe essere rimasta aperta per qualche motivo. Di sicuro dentro non ci sono telecamere né allarmi sonori. Ora il capogruppo del PAT in consiglio, Baratter, farà richiesta di una bonifica, perché non è da escludere che si tratti di una messa in scena per piazzare delle microspie. Manuela Bottamedi in un'interrogazione chiede più controlli e meno bonifiche. È una questione aperta che riguarda prevalentemente i consigli regionali, a cui viene rimborsato anche il viaggio da casa alla sede del consiglio. Questa è la mia opinione personale, è che dovrebbero essere equiparati a tutti gli altri cittadini che per andare sul posto di lavoro non ricevono sicuramente rimborso spese. In vetta la classifica dei più rimborsati tra provincia e regione, Lorenzo Baratter e Graziano Lozer, che viaggiano sui 14-15 mila euro in 2 anni. I dati regionali aggiornati al 31 luglio vedono invece al primo posto Marino Simoni con 6.586 euro di rimborsi e siamo solo a metà anno. C'è una cosa curiosa che io avevo rilevato tempo fa, ne avevo discusso anche con i colleghi di giunta, peraltro con pochissimo successo, anzi con nessun successo, la ragione per la quale sia i consiglieri provinciali sia gli assessori si facciano rimborsare il tragitto da casa al luogo di lavoro. Ecco, questo è un tema su cui forse si potrebbe riflettere, almeno per portare un principio di eguaglianza, no?